Alexia e Nelson Piatta. Sono stata un po' cattiva, a una strega somigliavo in verità. Sono cambiata, sai, però non sono più così. La vita mi è diversa, credi a me. Oh sì, c'è una cosa che ho sempre posseduto, è il talento per i giochi di magia. Ma ti prego non scherzare, io cerco di aiutare le persone più infelici attorno a me. Io la gioia darò a chi vorrà. C'è chi vuole dimagrire o chi soffre per amore con me. Io la gioia darò a chi vorrà. La pozione tutti vogliono da me. Urso l'aiuto io dico. Son qui, ma non sempre va così. Se qualcuno si è scordato di pagarmi, l'ho punito questo sì. Ma di solito però sono una santa in verità, perché io la gioia vi do. Cosa hai fatto allora? Ma se divento umana, non potrò mai più stare con mio padre o le mie sorelle. È naturale, cara. La vita è piena di scelte difficili. Non te l'hanno detto? Abbiamo discusso la questione del pagamento. Non si può avere qualcosa senza niente in cambio. Io non ho niente. Ti chiedo molto, un compenso del tutto simbolico, una sciocchezza, una cosa di cui puoi fare meno. Quello che voglio da te è la tua voce. La mia voce? Ma senza la mia voce come potrò? Avrai sempre la tua bellezza, il tuo bel faccino. E inoltre non devi sottovalutare l'importanza del linguaggio del corpo. Agli uomini le chiacchiere non vanno, si annoiano a sentire bla bla bla. Sulla terra la poesia e il signore fanno in modo da evitare di parlare un po' di più. Ai maschi la conversazione non fa effetto, il gentleman la evita se può. Si innamorano però di compagnie sa tacer. La donna un po' ritrosa troverà un uomo che la conquisterà. Tempo tempo qui con te voglio solo la tua voce, mia triste anima sola. Tu sai perché è lo scotto da pagare per avere ciò che vuoi. Prendi fiato, fatti forza, firma questa pergamena. La saggezza ancora è mia, abbiamo vinto anche noi su questa anima sola. Se bruga venite o venti del mare, la rinsus glossitis e max laringitis, la voce a me.